Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Cari amici, anche quest'anno si sta concludendo la campagna pubblicitaria per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Pubblicità commissionata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Nulla da dire sul fatto che un organismo della portata di una conferenza episcopale possa decidere di utilizzare i mezzi di informazione per sensibilizzare su un aiuto, tra virgolette, materiale alla Chiesa. Nulla da dire perché da che mondo è mondo è bene utilizzare tutto ciò che è moralmente lecito per invitare i cristiani a far del bene e per aiutare chi si consacra nel far del bene. Ciò che però rende perplessi è altro. Ci riferiamo al tipo di messaggio che si utilizza per la realizzazione della pubblicità. Un messaggio esclusivamente impostato sulle opere di misericordia corporale. Bisogna aiutare la Chiesa Cattolica perché nella Chiesa Cattolica vi è Don Tizio che aiuta i poveri, Sor Sempronia che dà da mangiare ai barboni, Fratel Caio che coordina il collocamento degli immigrati nei campi di raccolta dei pomodori, eccetera. E non da Don Tizio che dona soprattutto la grazia santificante nel confessionale, Sor Sempronia che dinanzi al tabernacolo prega per la conversione dei peccatori, Fratel Caio che annuncia il Vangelo agli immigrati. No, niente di tutto questo. Intendiamoci, il Don Tizio che aiuta i poveri, la Sor Sempronia che aiuta i barboni e Fratel Caio che aiuta gli immigrati sono tutte cose bellissime, tutte cose che da sempre hanno fatto grande la Chiesa, tutte cose che costituiscono un dovere per ogni cristiano, tant'è vero che le opere di misericordia corporale sono un dovere e non certo un optional per il seguace di Cristo. Cose che però, prese da sole, esclusivizzate, non unite cioè alle opere di misericordia spirituale, finiscono per ridurre il cristianesimo ad una sorta di manuale di educazione civica e la Chiesa ad una sorta di ente morale, dimenticando che la ragion d'essere della Chiesa è prima di tutto quella di salvare le anime donandole a Cristo, unica verità e unico salvatore della storia. Ovviamente il motivo di una scelta di questo genere è facile a capirsi. Se si vuole avere successo e quindi ottenere un maggior risultato dalla campagna pubblicitaria, bisogna a gioco forza utilizzare la tipologia di messaggi più gradita al pubblico. Da questo punto di vista è facile intuire che si sia portati a pensare che la maggioranza delle persone gradisca un linguaggio che sia quanto più politicamente corretto. Non si deve parlare della verità ma solo dell'amore, non si deve parlare della lotta all'errore ma solo di quella contro la povertà. Si tratta però, cari amici, di un paradosso e di un'evidente contraddizione. Si decide di utilizzare un messaggio solo incentrato sulle opere di misericordia corporale per servirsi di un linguaggio, abbiamo detto, politicamente corretto, perché non si deve dire che c'è una religione più vera delle altre. E poi, paradossalmente, che cosa si fa? Si finisce col proporre una strada ed ambigua gerarchia. Ci spieghiamo. Un conto è dire al contribuente di donare l'8 per 1000 per avere la possibilità di offrire al prossimo una verità non personale ma di Dio. Altro invece dire al contribuente di donare l'8 per 1000 perché si sa fare del bene. Ora, oltre all'implicito messaggio di presunzione che viene fuori, mai gloriarsi del bene che si fa, è evidente che se si dice al contribuente di donare l'8 per 1000 per ciò che si fa e non per ciò che fanno altri, è perché deve passare il messaggio che come so aiutare io il prossimo, non lo sanno fare gli altri. E questo, diciamolo francamente, è quantomeno sorprendente. Insomma, per non rapportarsi alla verità, e quindi per evitare classificazioni sul piano dottrinale, si finisce con il fare una classificazione inaccettabile, presuntuosa, e diciamola francamente, cari amici, poco cristiana. Insomma, sono i paradossi del politicamente corretto e della dimenticanza del fine primario della Chiesa. Qual è questo fine primario della Chiesa? È quello di salvare le anime. Bene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione.
Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.